Partendo insomma dalla partita di domenica, io direi che è stata una buona prestazione. Sicuramente nel primo tempo ci è mancato un po' di brillantezza, però nel secondo siamo venuti fuori e le occasioni da gol le abbiamo avute. È stato un peccato insomma farsi rimontare subito, immediatamente, perché poi magari col passare dei minuti la fretta magari li avrebbe portati a sbagliare qualcosa e magari a noi poter sfruttare qualcosa in contropiede. E invece purtroppo sono stati bravi a pareggiarla subito e quindi insomma la vittoria ci è sfuggita un po' di mano, anche se poi c'è stata anche l'occasione per vincerla alla fine con Minelli. Sul bilancio fino ad ora io direi che insomma andrei un po' a vedere il lato positivo e il bicchiere mezzo pieno, perché comunque sappiamo come siamo partiti e c'erano tante difficoltà, nonostante le aspettative molto alte, le difficoltà all'inizio si sono palesate tutte. Aver superato quel momento secondo me è stata la cosa più difficile. Io penso che poi anche a livello di prestazioni sì, c'è stata la brutta sconfitta con la Regina, soprattutto dal punto di vista del risultato, strettamente del risultato, però nel complesso ci siamo sempre giocati la partita un po' con tutti, a differenza magari dell'inizio dove si notavano proprio delle difficoltà magari dal punto di vista del gioco. E quindi io ripartirei da questo, insomma, ci vuole un pizzico di attenzione in più e il voler portare a casa i punti in ogni modo, insomma, purtroppo anche domenica farsi recuperare subito su un calcio piazzato ci ha portato a perdere 2 punti, perché comunque segnare all'80esimo, insomma, non devi cercare di chiudere in ogni modo qualunque spazio, soprattutto con giocatori di qualità come il Catania. E invece purtroppo abbiamo concesso questo gol e quindi sono altri 2 punti sfumati, però non possiamo sempre trovare questi alibi e dobbiamo cercare di fare qualcosa in più noi per evitare queste disattenzioni. Io direi che sicuramente in base alle aspettative bisognerebbe dire negativo, perché è ovvio che le aspettative erano alte e ne siamo consapevoli. Però, come ho detto già prima, guarderei il lato positivo, che è quello di aver trovato una quadratura e un buon gioco. Poi è ovvio che c'è qualcosa a migliorare anche dal punto di vista offensivo, perché nelle ultime partite qualcosina in meno abbiamo creato. Però io penso che dei punti chiaramente, se le aspettative erano molto alte, sicuramente non può che essere non può essere positivo. Insomma, anche noi ci aspettavamo qualcosa in più. Però questi sono i fatti, non è che possiamo tornare indietro. Dobbiamo guardare avanti e a proposito di questo, appunto, io penso che bisogna guardare quello che di buono stiamo facendo per cercare di portarlo avanti e andare a migliorare appunto quali sono le disattenzioni e le cose negative che facciamo in campo.